Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, questo video non era in programma, ma mi avete chiesto in tantissime, tantissime di rifare il trucco che indossavo negli ultimi due video. Anche a me piace moltissimo, perciò, visto che sono tutte novità che ho provato in quei giorni, appunto, lo rifacciamo insieme. Questo è il risultato finito. Se siete curiosi di sapere come lo facciamo, con quali prodotti l'ho realizzato e cosa penso di quei prodotti, vi lascio il video. Allora, ho già applicato fondo e correttore perché li avete visti mille volte, mi avete visto mille volte fare la base e vi rifarò pari pari proprio il trucco che vi è piaciuto degli ultimi video perché me l'avete chiesto veramente in tantissime, in tantissimi. Perciò ho messo primer e fondo Dior Backstage fantastici, poi mi piacciono molto indossati insieme, soprattutto questo è un fondo che mi tiene anche in estate perché è waterproof, è super leggero ma mi tiene anche la sudorazione del viso. Come correttore ho applicato il MAC Studio Fix 24 Hour. Ho utilizzato l'NV25 per l'occhiaia e l'NV20 per illuminare e ho settato il tutto con la mia dorata Pitch Perfect, esattamente come in quel video. Userò le stesse identiche cose. Dunque, partiamo subito. Andiamo dagli occhi, prima il viso. Andiamo dagli occhi, dai. The Stars of the Show, it's ABH Norvina Collection volume 4. Io non sono una super fan di questa linea di palette della collezione di Norvina per Anastasia, nel senso che ne ho 3 o 4 e non sono mai impazzita. Devo dire che questa è sicuramente la mia preferita del gruppo e soprattutto questi colori fatti così, che sembrano quasi foil, quasi glitter e ombretto insieme con la base per glitter, utilizzo quella di NYX, hanno un effetto sugli occhi meraviglioso. Infatti mi ha stupito moltissimo avere così tante richieste di quel trucco perché era super semplice e oggi lo vedrete, ma probabilmente la cosa che vi ha colpito di più era quanto fosse luminoso, perché in effetti questi colori sono luminosissimi. C'è solo un colore che proprio di questa palette non mi piace, che è il C4, perché è un lilla satinato spentissimo con molto grigio dentro, non mi piace tanto, però devo dire che per il resto top, e in particolar modo A1 e A2, che sono i colori che useremo oggi insieme alle transizioni. Spettacolo. Allora, iniziamo, facciamo le sfumature esterne e prendo A4. Avevo preso A4 di 1 come primo colore, no, di 1 perché la volevo caldo, che è un marroncino senape molto chiaro, e lo mettiamo nella piega dell'occhio con una sfumatura ampia, anche perché questo è un trucco, il trucco che ho fatto e che rifarò oggi, è il classico degradé, portato leggermente verso l'esterno, quindi mi tengo più ampia nella sfumatura. E di uno è una transizione di carattere primario, quindi il colore più chiaro che va a creare il nostro degradé, e ci aiuta poi a sfumare i colori che applicheremo al di sopra, perché c'è una cosa da dire, i matte della collezione Norvina sono super uber pigmentati. Perciò è meglio avere qualcosa che ci aiuti nella sfumatura, mentre la base per glitter la metterò solo nel punto in cui voglio far aderire bene quegli ombretti super foil. Allora, poi ho preso A4, praticamente sono i marroncini i marroncini, dai, in scala dal più chiaro al più scuro. A4 è un pochettino più neutro e vado leggermente più dentro la piega. In questo modo. Una cosa che ho notato e che avevo notato già al primo utilizzo è che i colori sono tutti un pochettino più scuri e pigmentati di come sembrano, perciò vi consiglio di metterne poco per volta. Poi prendo un pennello pulito e sfumo i bordi. Poi eventualmente dopo potrei raggiungere un po' del primo colore se voglio creare un degradé più evidente, ma me ne lo faccio poi dopo nel caso. Ora, pennello più piccolo e prendo B3, che è il colore più aranciato, che è quello che si vede molto bene nei video, e inizio ad andare un pochettino più dentro la piega, perché il gioco era questo verde menta chiarissimo, questo rosa lilla e poi questo marrone arancio di contrasto, perché il trucco era un po' un contrasto caldo-freddo e mi piaceva moltissimo proprio perché i freddi erano dei colori molto chiari e molto luminosi, quindi il contrasto non era esagerato. Anche qui, un po' più dentro la piega, quindi sto un po' più bassa. Riprendo il pennello 1 e il colore di 1, che è il primo colore che abbiamo utilizzato, e di fondo i bordi. È un passaggio che io faccio sempre per aiutarmi e riuscire ad ottenere sfumature comunque fatte bene anche dal vivo, e quindi si veda un po' un colore che finisce nell'altro e non linee, perché le linee proprio non mi piacciono. In questo modo. Poi
Poi, avevo preso anche un po' di D5, che è il più scuro e il più arancio di tutti, e ne avevo messo un pizzico nella piega, concentrandomi più, vedete, nella terza parte, perché poi il resto va aggiunto una volta che abbiamo messo giù i punti luce. E quindi, vedete, lo aggiungo più che altro nella terza parte, mi sollevo appena e in questo modo inizia a dare profondità e prende questo allure un pochettino più aranciato il trucco, cosa che a me fa letteralmente impazzire, specialmente abbinata ai colori che metteremo dopo. Di nuovo pennello 1, non aggiungo prodotto e diffondo i bordi. Allora, colla per glitter, per me la migliore rapporto qualità-prezzo è la NYX Glitter Primer. Ne metto un pochettino sulla mano, col dito, la vado a mettere, vedete, sulla palpebra mobile, più che altro 2/3, e la appoggio lì. Ne prendo un altro qua e la metto anche dall'altro lato, in modo che il prodotto che metteremo dopo aderisca facendo il minor fallout possibile. Un minimo di fallout a me lo hanno fatto anche con la colla per glitter, però poi con un po' di cipria l'ho tolto, e se anche rimane un minimo me ne frega, nel senso che è lo stesso, quando indossi dei colori con così tanti glitter un minimo te lo aspetti. Lo metto anche all'angolo interno in modo che il punto luce aderisca il meglio possibile. Questo qua, il glitter primer, è molto più appiccicoso di un classico primer, appunto perché per far aderire queste texture foil o i glitter anche sfusi. Dunque, partiamo con A1, che è il verde, e poi andremo con Rosa Lilla in scala, questi due. E lo faccio con le dita perché è il miglior modo per ottenere il miglior payoff. Quindi A1, bellissimo, e lo presso bene. No, vabbè, dai, cioè, dai! Comunque io nelle altre Norvina che ho non ho alcun colore così bello, questa texture non ce l'ho in altre mie palette Norvina. Se facessi anche una palette mega tutta con queste texture la comprerei subito, perché secondo me sono quelle che fanno sì che valga la pena acquistare la palette, perché sembra di aver stratificato un ombretto in crema e poi un ombretto metallico e sopra un glitter, quando in realtà hai messo un colore solo. Cioè la bellezza è dire tridimensionale, dire poco. Poi mi pulisco il dito e prendo il colore subito dopo, che è A2, che questa volta invece è un rosa lilla, e lo appoggio nella terza parte, in questo modo. No, vabbè, li adoro, sono bellissimi. E poi vedete, tampono bene nel punto in cui i due si incontrano, in questo modo. Dopodiché riprendo un pennello più piccolo, riprendo il marrone più scuro e più aranciato. Purtroppo in questa palette non c'è un marrone molto scuro, c'è solo un prugna. Il colore più scuro è E4, che è un prugna, ma è un medio scuro, non è uno scurone. Però vabbè, e mi ricordo che Norvina ha dichiarato che questa qua è un po' una palette complementare della Norvina di Anastasia. Comunque D5 lo appoggio proprio alla fine dell'occhio. Ovviamente questi colori meno li muoviamo meglio è, così fanno il minor fallout possibile, però volevo rendere più opaca e più definita la terza parte dell'occhio, che è esattamente il procedimento che ho fatto nel make-up che avete visto voi, che vi è piaciuto tanto. Devo dire che a differenza di alcuni make-up che tipo magari in video sembrano wow e dal vivo non così tanto, questo è un trucco che dal vivo mi hanno chiesto diverse persone che cosa avessi, fa veramente veramente scena, veramente. E poi ho preso sempre questo colore con la punta del pennello e ne ho messo un velo qui per ottenere un effetto quasi semi-cut crease. Quindi scurendo proprio questa parte, salendo anche appena qui, verso il sopracciglio, in modo molto delicato. Voilà! Beh, poi avevo preso un pennellino per la rima inferiore e ho preso il colore B3, quindi il marrone medio, e l'ho messo 2/3 praticamente, collegandomi bene e rientrando nella parte finale. Super scrivente questo colore, super bello per quanto mi riguarda. E poi ho preso un pennellino che adesso non ho perché sono una capra, un infraccigliare. Oh, l'ho dimenticato! Vabbè, riusiamo questo e uso solo la punta. E ho preso D5, che è il marrone più scuro e più aranciato, e l'ho sfumato proprio attaccato alle ciglia. Ecco
in questo modo qua. Quindi, come vedete, questo trucco è molto luminoso e non c'è uno scurone protagonista, è tutto di intensità da chiaro a media, medio scuro al massimo. Bene, poi col dito ho ripreso A1, quindi il verde, e l'ho messo anche all'angolo interno e leggermente nella parte iniziale dell'occhio, in questo modo. Anche di qui. Finito. Questo è quello che ho fatto. Controllo i bordi, controllo che la sfumatura ci piaccia e andiamo con le matite. Allora, mi piace tantissimo. Dunque, nella rima interna, as always, avevo messo la matita pesca di Fenty Beauty che si chiama She's a Problem. Questa è la matita che io ho usato di più negli ultimi 3 mesi. È un bellissimo pesca luminoso e mi fa impazzire nella rima interna. Mi fa veramente impazzire. Tra l'altro, ha un'ottima durata. Quindi, rima interna. Non c'ho una blender dietro, vabbè. Sta benissimo, vedete, specialmente nei 2/3, mi piace da morire. Mentre nella rima inferiore e superiore avevo messo la matita nera e metto questa qua che è favolosa, è la di Maybelline, si chiama Lasting Drama Carbon Matte. Vi ho parlato un sacco di quella terracotta, di questa linea e di quella oliva, ma anche la nera è veramente nerissima e super matte. E la metto nella rima interna superiore, vedete, dà molta molta più intensità alle ciglia, specialmente considerato che non c'è un colore scuro. E in questo punto qua. Ok. No eyeliner, occhio luminoso. Poi avevo piegato le ciglia, ma non ho preso sul piegaciglia, perciò non le pieghiamo. E in quel caso avevo provato il nuovo mascara di Marc Jacobs che si chiama At Lashed, che mi piace, ma per me non regge il passo col nuovo di Guerlain, il Mad Lash, che invece mi piace da impazzire. Infatti poi ne parleremo nei top del mese. Secondo me questo è eccezionale, se uno ha già di base le ciglia medio lunghe o lunghe, allora può fare tantissimo. È una formulazione molto liquida, ha un bel effetto, ripeto, ma non tipo il Lash Brag di Anastasia, che a me piace moltissimo, o il Go Big Go Home di Kat Von D, o il nuovo di Guerlain, che è stupendo. Comunque ve lo faccio vedere perché è un mascara che mi piace. Unica cosa, devo stare molto attenta perché essendo molto molto liquido tendo a sporcarmi facilmente. Vediamo se ho uno specchio a tiro. Ok, perché con lo specchio faccio prima. Questo trovo che abbia sulle ciglia corte come le mie un bel effetto allungante, leggero cioè volume lo dà, non un volume drama, ma volume lo dà. E ha un gran bell'effetto allungante ed è molto molto nero, quasi lucido. È un buonissimo mascara, ripeto, poi trovo che nei giorni tenda la performance a migliorare, però devo dire che mi sono innamorata del nuovo di Guerlain che vi voglio assolutamente mostrare, però è un bellissimo mascara anche questo, nulla da dire. Vedete, ha un bell'effetto, non super drama, ma sicuramente elegante con un trucco di questo tipo, che poi è quello che indossavo in quel video. Allora, facciamo così, lo metto anche nell'altro occhio e poi torno da voi così non vi annoio. Tra l'altro non vi ho detto, mi sono comprata di Invisibubble, questi nuovi si chiama Waver, senza metallo, sono delle clip in plastica in castro di tutti i colori, io ho preso questo kit dove c'è anche il color watermelon e rosa chiaro, questo è trasparente, dove si incastrano così e si usano anche proprio per legare i capelli, tengono un sacco di ciocche, vanno bene anche se li bagni al mare e mi sto trovando benissimo, questo è il colore I Love You More, vedete, sono super comodi per alzare i ciuffi, mi piacciono tantissimo. Vabbè, a parte questo, allora, per il viso avevo indossato l'acquisto più azzeccato. Ah, c'è qualcosa nell'occhio. L'acquisto più azzeccato del mese, che per quanto mi riguarda, è la collezione di Samantha March per Ofra. Bellissima. Quando io ho comprato il kit comprendente anche i 2 prodotti labbra, per oggi useremo quelli viso. Esistono anche i prodotti in vendita singolarmente. Ofra per me fa delle polveri viso stupende e in più io seguivo già Samantha, perciò quando ho visto la collaborazione volevo sostenerla. Blush doppio, meraviglioso per quanto mi riguarda. Bronzer doppio, stupendo, veramente. E l'illuminante, stupendo, soprattutto su incarnati chiari. Sono super power gli illuminanti di Ofra. Comunque, prima ho fatto un po' di avevo fatto e faccio un po' di contouring con la polvere da contouring di Pixi. Io questa l'ho comprata per caso e mi sono trovata splendidamente perché ha il colore e la consistenza perfetta ed è molto fredda ma non troppo grigia. Molto facile da utilizzare e dotato di specchio. E quindi vado a fare un po'
di contouring, tra l'altro facilissima da sfumare, bellissimo effetto per quanto mi riguarda. Infatti sono molto felice di averla comprata, perché avevo la palette, poi ho quella di MAC, quella di MULAC, che uso super volentieri, quella di Dior, ma volevo una... mi sono macchiata! Volevo una polvere singola. E quindi quando ho visto questa me ne sono letteralmente innamorata. L'ho comprata, pagata anche il giusto rispetto ai prezzi di alcune. Fantastica. Ok, solo leggermente. Tra l'altro adesso c'è caldissimo, quindi inizio a sudare. Quando inizio a sudare, contorni del viso, eccetera, faccio super più fatica a sfumare i prodotti, però vabbè. Allora, pennello angolato, bronzer di Ofra, io li mixo, c'è quindi un po' il luminoso e un po' il matte, sono bellissimi secondo me da indossare insieme, e be bellissime polveri, hanno un trito molto molto sottile, bellissimo il colore, trovo che sia una collezione, allora, Samantha è molto molto chiara di incarnato, trovo che questa sia una collezione studiata in modo particolare per incarnati da chiari e medi, Ofra ha colori veramente per tutti gli incarnati a catalogo, però in modo particolare credo che Samantha si sia regolata un po' sul suo fototipo, come ad esempio adesso è uscita la nuova collezione di Tammy per Revolution, lei ad esempio è una bellissima ragazza dalla pelle scura, bellissima, io non sono riuscita a trovare, volevo prendere la sua collezione ma non c'è un colore che vada bene per me, quindi si tende forse a creare dei colori del proprio fototipo, no? Involontariamente. Però questa collezione secondo me è bellissima, veramente bellissima. Tra l'altro mi avete visto continuamente prendere la Blendyful, perché io ultimamente la uso tantissimo anche per sfumare l'applicazione delle polveri, perché tamponandoci sopra riesce, non so, a togliermi l'eccesso e a sfumarmeli in un modo che mi piace molto, senza aggiungere niente. Perché alla fine sarò sincera, per quanto riguarda il mettere la cipria col puff, utilizzo molto di più il mio di Lindalberg, che è il mio puff preferito. Però la Blendyful la uso più per fare quelle robe qua. Chissà quale sarà la nuova uscita di Tati Beauty. Sono molto curiosa. Comunque, vado ad applicare il blush della stessa collezione. Anche qui faccio un po' la parte luminosa, un po' la parte matte. È un colore bellissimo perché è un rosa antico con del pesca e la miscela è super naturale, bellissimo, molto elegante come blush secondo me. Molto bello anche da sposa, da evento, lo trovo stupendo. E l'illuminante ne avete una parte rosa e una parte oro chiaro, powerissimo. Vabbè, tanto adesso lo avete applicato, bisogna andarci piano, se no acceca. Io faccio un mix tra i due colori. Tra l'altro gli illuminanti di Ofra sono i più potenti, secondo me, in assoluto che esistano sul mercato e quelli di più che hanno un effetto proprio specchio. C'è Rodeo Drive che è iconico per quanto mi riguarda di Ofra. Trovate qua però. Adesso per me è anche un pelo chiaro questo qua, è un colore perfetto per me d'inverno per quanto mi riguarda, per il mio fototipo. Però è bellissimo, bellissimo, bellissimo. Riprendo il pennello da blush. Io ho dimenticato di là il pennello da cipria perché vorrei fare un po' di buffing technique, ma non fa niente, la farò poi alla fine e quando vi giro l'intro vedete il risultato finito. Sulle labbra ho messo un prodotto che sarà nelle scoperte low cost di questo mese, che è un kit di Sosu, Susan Jackson, che si chiama Birthday Suit, Birthday Suit. E c'è la matita e il rossetto. Il rossetto è un creamy matte nude e la matita è una matita nude, bellissima formula, bellissimo anche il colore. Quindi è un nude pesca, bellissimo. Io applico la matita solo nei contorni, metto il rossetto e poi ridisegno i contorni. Cremoso, si fissa, stupendo. Non secca le labbra. Che bello. Adoro questo rossetto. E poi vado a riprendere i bordi.
in questo modo. Ok. Avevo poi concluso e dato ulteriore luminosità alla base, fuso bene gli strati insieme con il mio prep set and glow di Iconic London, si chiama Water Mist, questo è il colore più chiaro, stupendo setting spray, effetto luminoso, con una micronizzazione favolosa, non ha glitter, dà solo una luminosità soffusa al viso, oltre ovviamente ad essere un setting spray. Bene! Questo è quanto, questo è il trucco che avevamo fatto che avevo in quei video e a me piace tantissimo. Devo dire che la palette, guardate che roba, sembra che uno abbia gioielli sparsi sugli occhi, è una formula incredibile e anche i matte sono molto belli. Poi è un trucco molto portabile, molto fresco secondo me. Io spero di cuore che vi sia piaciuto, sono contenta che vi sia piaciuto così tanto e che mi abbiate chiesto in così tanti di rifarlo. Se avete apprezzato lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al canale, un bacione e al prossimo video.